Buonasera, buonasera cari amici, benvenuti a questa edizione di Social Box Night. La chiamiamo così perché il martedì sera noi facciamo lo show, così. Questa sera veramente è che show questa sera. Questa sera scusate la mia voce, Gianluca, mi scusi tu? Io sì, come no? Ah, Per me non ci sta perfetto, problema. non c'è problema. Siamo vicini, basta che non. Sì, qua ogni tanto ti faccio una È una svampata. svampata. Allora, grazie a tutti coloro che hanno visto l'edizione di martedì scorso. Fenomeno, abbiamo superato i 4.000 visualizzazioni nel giro di un'ora e mezza. Adesso non sono andato più a vederlo perché, insomma, vabbè, stiamo andando avanti. Tutte le mattine dalle 11 a mezzogiorno, Social Box sulle pagine di Val Vibrata Life e indifferita, si dice indifferita? Ah, non lo so. Ok, sulle pagine di TG Abruzzo 24. Oh, questa sera qui con noi. Devo dire veramente, avete già sentito, Gianluca Buonasera, Agostinelli. buonasera a tutti. Siamo Buona, in diretta, siamo in come il diretta. comunicato proprio. Tu però obbligatorio su questa Sì, chi trasmissione ha è avere il problemi? telefonino Pronti? sopra il Eccolo tavolo. qua, come Lo dico anche ai sconsigliano, nostri ospiti che ci vado a andiamo subito. presentare. Eccolo qua, eccolo qua. Quindi appiccia. Appiccia, Appiccia. perfetto. E Ok. attenzione, signori, questa sera come si suol dire, come in dialetto, ci rifacciamo le orecchie, perché questa sera abbiamo un gruppo che sta andando fortissimo, non solo in Italia, non solo nella nostra zona, ma non solo in Italia, ma anche all'estero. Poi ci racconteranno degli aneddoti perché stanno suonando un po' dappertutto e stanno avendo un bellissimo successo. I Pepper and Jellies, un applauso alla nostra redazione che è nutritissima. Li presento subito, li presento prima le donne, Ilenia, poi abbiamo Marco alla chitarra, poi abbiamo Emiliano al contrabbasso e abbiamo Andrea alla batteria. Ci faranno ascoltare qualcosetta perché i musicisti devono suonare, dico bene Marco, i musicisti devono sempre suonare. Oh, poi magari appena fatto questo pezzo prenderete il telefonino e vi connetterete e ricondividerete anche voi la diretta perché poi se c'è qualche domanda è bello rispondere. E Dico certo, bene? ma come no? Begomano. Beh. Allora, Gianluca è di Maltignano, giusto? Più o meno, Più o meno. tramarino del È Maltignano, dai. Maltignano, perfetto. Gianluca è il re degli animali, poi ogni tanto sorrideremo e da questo momento aspettiamo tante domande ai nostri ospiti e chi lui. Tutti gli animali Sì, della della fattoria, campagna, delle campagna. bestie, se volete consigli di agricoltura, di allevamento, qualcosa, non ci sono problemi, insomma, facciamo Apposta. questa cosa interattiva. E hai ammazzato il maiale sto periodo. Già sono cominciati, sì. Va bene. Allora, rispettosi delle più consolidate tradizioni, noi andiamo con il nostro spazio di pazienza. Giusto. Il re del riposo, il re del riposo che ha i suoi punti vendita ad Alba Adriatica, Porto d'Ascoli, Colli del Tronto e Giulianova. Voi quando andate in città, in questi posti che vi ho detto poco fa, guardate per aria, guardate a destra e a sinistra e leggete il re Re del del riposo. riposo. Quando leggete il re del riposo vi fermate perché dal re del riposo potrete acquistare materassi Memory bionaturali a base di vitamina C e soia, privi di sostanze chimiche nocive, addirittura sono dispositivo medico di classe 1, quindi li potete detrarre al 19% dalla dichiarazione di reddito, che naturalmente garantisce 20 anni soddisfatti o rimborsati, quindi dormite per 20 anni sullo stesso Devo materasso. chiedere la vitamina C pure. No. Esatto, una soia. La soia anche per i quindi Sì, questo è anche quando è stagione per tu fai fietta un po' fietta. C'è una nuova promozione che dura fino al 31 dicembre, che il tuo vecchio materasso lo valutiamo 100 euro. Quindi portate il vecchio materasso, quello dove stanno gli acari, Sì, i i padducchi puducchi e tutte tutti quante, capito? tutta No, lì. l'imitazione No. del puducchio non la so I fare. padducchi bellini no, talmente piccoli che E portate questo vecchio materasso e loro vi danno 500 euro e vi danno questo, vi vendono questo materasso BioMemory. Oh, naturalmente il ritiro e la consegna al re del riposo sono gratuiti. www.ilrederiposo.it, finanziamento a tasso zero, affrettatevi, affettatevi, affettate. affettatevi. Bene, detto questo abbiamo fatto la pubblicità e io con chi posso parlare? Ilenia. Allora, Ilenia, oppure Marco. Marco, parla Ilenia. Posso parlare anche Dobbiamo parlare anche Marco. Allora, Ilenia, vieni qui con me, parliamoci un pochettino e poi facciamo il primo pezzo. Dico bene? Sì. Allora, come nasce? Marco, vuoi prendere anche tu il microfono un attimo, te la senti?
Che praticamente io quando il nostro direttore qui ci ha detto guarda che vengono i Pepper and Jellies, io ho detto no, non ci posso credere, non aspettavo, per me è una grande soddisfazione. Marco, quanti anni sono che c'è questo progetto ormai? Ma ormai sono 5 anni, sì. E è un bel progetto, siamo abbastanza rodati, tutto fila liscio diciamo. Fino a dove vi siete spinti in Europa? In Europa vabbè, abbiamo fatto diversi paesi, abbiamo fatto l'Olanda, la Danimarca, Nord Europa, Svizzera, Belgio, meraviglioso, Francia, sì. Irlanda. Quindi si è sparsa la voce, come si dice, Nemo profeta in patria, no? E magari all'estero grandi soddisfazioni. In Italia, per esempio, avete girato un po' l'Italia pure? Ma, in Italia diciamo che la situazione è un po' diversa, sì. Però stiamo ingranando anche. Sicuramente il prossimo anno faremo qualcosa di più importante, più rilevante. Come definiresti il vostro genere? Un genere di nicchia magari? Ma di nicchia fino a un certo punto, perché sì. Diciamo, è nata un po' la moda dello swing quest'anno, sì. È tornato un po' di moda e male. A noi fa piacere perché insomma. Io amo moltissimo questa musica, a me non... Anche se noi comunque ci identifichiamo più che nello swing, nel jazz tradizionale, questo sì. Ci tengo a dirlo perché non facciamo solo swing... ma siamo diciamo più orientati verso il jazz, l'hot jazz e i blues e quindi ecco non solo swing, siamo una band che si presta bene anche all'ascolto e non solo al ballo, quindi diciamo questa cosa è un po' anche quindi secondo sì. Me la nostra forza, diciamo che ci si muove anche un po' quando suonate volendo sì certo, soprattutto a Roma, quando andiamo a suonare a Roma, sì. Nord Italia, troviamo proprio delle comunità di ballerini swing, sì. L'indie hop, e poi parteciperemo a marzo ad un evento, ad un festival a Roma. Il Balboa. Mi fai sì. Pensare a Rocky, ma mi sto zitta, sì. Se faccio brutta figura. Anche io la prima volta quando l'ho sentito ho pensato a Rocky, effettivamente. Un po' di persone nel tempo. Per me vabbè. Ma pure Dean ha Ting da fare. L'immasciata che te l'ha. Di Grande Angelo, un caro saluto agli amici Pepper da parte Francesco Rasicci. Ah. Diciamo che ci mando veramente mitico a stessa. Ciao Nunzio. Nunzio, se prossimo anno. Va bene, allora detto questo. Direi che quasi quasi c'è. Ok, allora questo primo pezzo come. Come il 90% dei brani scritti a lei. Sì. E si chiama appunto Comes Love. Arriva sì. L'amore, paragona l'amore a una calamità naturale che quando arriva non possiamo fare a meno di. Ok, questo pezzo è di. Te lo ricordi? L'autore non me lo ricordo. Vabbè, non ha importanza. Però dopo magari. Magari ascoltandola ci viene in mente. Esatto. Va bene, signori, Pepper and Jellies. Don't try, hide
I Pepper and Jellies qui al Social Box, la splendida voce di Lenia e insomma il virtuosismo dei musicisti che sono Marco, Emiliano ed Andrea, veramente bravi, veramente bravi. Io qui ho dei CD che sono in vendita, uno è natalizio, questo qui è Christmas Swing, Pepper and Jellies. Intanto lo sbaglierò mille volte. Allora, parla al microfono, può parlare lei da qui? Sì, e va bene. E poi c'è un altro, che sono tutte cover natalizie. Sì, sono brani natalizi di jazz, cioè rifatti, sì. Reinterpretati in versione jazz, alcuni addirittura nascono proprio come canzoni popolari, scritte tra l'altro da compositori, la maggior parte scritte da compositori. Fantastico. Che erano anche jazzisti, cioè erano proprio, avevano bellissimo jazz come idea. E quindi questo qua è in vendita, guardate bene, io ve lo faccio vedere. Questo qua, ricordatevi, la copertina è in vendita sui digital store, tutti quanti, insomma. Anche i nostri concerti, oppure si possono acquistare. Poi adesso si avvicina Natale. Sulla nostra pagina Facebook. Sì. Tra l'altro è un CD che potrebbe piacere anche a chi non ama il classico CD natalizio. Perché mi spiego, c'è anche il Natale visto in un'altra ottica, c'è un Natale visto dall'ottica di una blues woman, una delle prime blues woman della storia, che fu Victoria Spivey, che parla del Natale in maniera non proprio allegra, oppure c'è un gospel, sì. C'è un brano che non è prettamente natalizio, ma che parla di uno dei simboli della crisi americana degli anni 30, della crisi economica, che era il lustrascarpe, quindi il ragazzino che lustra le scarpe agli angoli delle strade, quindi diciamo è... Ci sono brani come Jingle Bells, come Have Yourself a Merry Little, naturalmente riarrangiati da voi, no? Riarrangiati, certo, da voi, chiaro. Assolutamente. Però anche brani di Natale non convenzionale, ecco, quindi tutti quanti possono fruire di esatto. questo album. Sant'Antonio, la canzone con Sant'Antonio non c'è. quella se nel prossimo metteteci pure una bella canzone. Allora, naturalmente ci farete ascoltare qualcosa di natalizio, magari un pezzo, ve la sentite? Avete messo in programma per stasera? No. Allora, per questa sera no, però possiamo farvi ascoltare un brano del CD non convenzionale, ovviamente, okay. Di Natale, così vi facciamo assaporare un po' di gospel, magari. Sì. Magari, esatto, magari più tardi. Adesso io voglio chiedere, innanzitutto Camillo Pomenti, ciao Camillo. Ciao Camillo. Ah, Cinzia, stai guardando questo fantastico quartetto, Cinzia Marcellini, salutiamo Cinzia Marcellini. La ciao. Conoscete voi? Sì. Sì, sì. Mi raccomando, ragazzi, ricondividete la diretta perché abbiamo bisogno di massima diffusione. Domanda per Gianluca Agostinelli. Ah, è arrivata la domanda. Senti un po', come si prepara il Natale? Il Natale? Il freddo è arrivato, perché alla fine uno non lo vive, se no perlomeno in campagna c'è la stagione, no? Il Natale, quindi l'inverno non lo vedi finché non arriva la neve, lo freddo, no? Ma senti un po', ma tu che ami gli animali? Ti tocca a ammazzare un porco. Che devi, come fai? È destino, è quello, il porco ci sta, però. E poi le salsicce quando sono è buone, quando è buone, quindi. Saluto anche Gino Sturba. Ciao Gino.
Senti, fammi capire, sì. Come fa il maiale quando... Quando sta lì a momenti? A momenti che... Ma se ne accorge lui? Beh, un pochetto sa, la sera prima ne magna, la mattina comincia a vedere un po' di gente strana, un po' di gente nuova, dici, ma questo che mi è venuto a fare? Allora... Tirano co, tira. E niente, quello è il destino, è poi quando invece sta rilassato il come... Un po' magna, bafacchia, no? È fantastico. Cioè, vi meraviglierete di come riesce a fare gli animali, qualcosa di allucinante. Oh, raccontiamo anche che presto lo vedremo probabilmente su una trasmissione. Sì, probabilmente una trasmissione. Io so di sì, però vediamo, meglio non dire queste cose. E la corrida di Corrado, che non c'è più Corrado, comunque. Vabbè, stiamo salendo come ascolti in questo momento. Bene. Vertiginosamente, perché a quest'ora magari la gente si trova sul divano. A magnate, sta là, sì. Si rilassa. Salutiamo Roberto Barone che ci guarda. Sì. Cioè la gente si mette sul divano e accende la televisione, ma non la guarda la televisione. È vero. Sta tutto il tempo con il telefonino. Camillo. Camastrea. Acidru pork. Camillo, ti meraviglierai della bravura del nostro Gianluca, eh? Va bene, andiamo avanti perché abbiamo la fortuna di avere questo fantastico gruppo jazz e parliamo ancora un pochettino, parliamo un po' della prima serata che avete fatto all'estero, potete raccontare qualche aneddoto, anche tu Marco puoi raccontarci qualcosa, cosa dire? Forse più Marco che io. Perché Marco è di quei musicisti, diciamo la verità, che suona. Perché oggi come oggi senti gente che suona veramente, è diventato un po' raro. Però, no, all'estero è sempre divertente perché insomma la risposta del pubblico è diversa, sì, rispetto all'Italia, c'è forse un po' più cultura, tra virgolette, perché insomma l'Italia è un paese culturalmente eccezionale, sì, però comunque l'estero ti offre un, diciamo, quel qualcosa in più che in Italia forse ancora non è arrivato, quindi... Più che altro la maggior parte delle persone non si vergogna di esternare l'entusiasmo per chi... fa musica, esatto. Non si vergogna, anche magari signori di 60-70 anni ballano, non si vergognano di lasciarsi andare, di... si divertono, esatto, si divertono con questa musica. Esatto. Non è tanto questione di cultura quanto questione di sapersi vivere, esatto, di sapersi adattare, di godere di questa, sì, musica, cosa che non succede da noi perché siamo un po' costretti sempre alle solite cose e poi... Devo dire che c'è una regressione un po' culturale musicale. Un pochetto sì, alla fine ti devi fare, dici ma chi è questo che fa? Ma tu hai pensato, ah vabbè, salutiamo, saluti da Ilio e Romina, stupenda trasmissione, grazie. Senti, grazie. Se lo conosci tu Gianluca, Ilio, lo conosci? Lo conoscerà sicuramente. Può essere, sentite qualche piazza a strillare, il cappello di paglia, mo stasera non mi sono messo, però alla fine... È quello. Quindi stavamo parlando un po' di questa musica che all'estero riescono un po' a godere di più, si lasciano andare, sì, partecipano, e poi quando si parla di jazz come è accolto questo genere all'estero? Ma forse in maniera migliore della sì, nostra, perché... Forse dai, tu dici, sì, dicevi prima che non è tanto questione di cultura, ma è un retaggio culturale, sì, diverso, esatto, ci sta. Dai. Esatto. Poi loro, ad esempio, gli standard jazz che noi suoniamo, li utilizzano. Li conoscono. Li sanno a memoria. Praticamente. Ma è una questione culturale. Che... In Inghilterra c'è un pezzo che facciamo, The Sunny Side of the Street, e la cantano tutti, ma veramente dai 0 ai 90. Che vuol dire? Meraviglioso. Ha un aneddoto che posso raccontare. Sì, dai. Allora, la prima edizione del Birmingham Jazz Festival che abbiamo fatto, è il festival più grandi dell'Inghilterra, diciamo, è un Umbria Jazz, però sì, che dura 3 settimane, insomma, delle piazze incredibili. Praticamente abbiamo suonato Dai, storica. Storica. I wonder say... Praticamente il problema è che era l'inno di una squadra di calcio avversaria. Non ci posso credere. Siete pigliati le botte. Quindi abbiamo rischiato. Rischiato, ne mazzate. Sì, prenderle. Cioè, dall'entusiasmo iniziale abbiamo iniziato a guardarci tutti come vedete, questi sono pazzi. Sì. Poi c'era un ragazzo che ci aiutava appunto a... Non abbiamo il ritorno perché quando si fa televisione, radio, non è difficile avere il ritorno. E questo ragazzo che ci aiutava ovviamente era uno dei ragazzi
ragazzi degli operatori appunto del, sì. del Birmingham Jazz Festival, ha detto: avete appena cantato l'inno della mia squadra, che è l'avversaria, l'avversaria. Come se avessimo cantato non so, l'inno del Teramo a Giulianova. A Giulianova, ho capito. Cioè, non sapendolo, vabbè, chiaramente. Questa era quando sei con Marcinini. No, when the Saints go marching in. Va meraviglioso. Quindi, così. Ah, è bellissimo andare all'estero, avere arricchirsi di questa esperienza. Guarda, sì, certo. Io ho fatto una. È vero, è vero. Questa esperienza, appunto, i chili che ho messo là, in Ghana. Io sono stato in Ghana con gli animali, con gli italiani lì, praticamente ingrassati come magna, questi li palletta alla scolana, ti facevi provare tutto. Tutto un ballo. A saudaci di sta gente. Totò, Alberto Sordi, Totò, Alberto Sordi, poi dopo si torna con quei canti. Totò Cutugno. Totò Cutugno. Albano. L'ultimo dell'anno a Madonna di Campiglio c'era un russo che a tutti i costi ha cacciato 50 e poi 5 euro, 50 euro. Fammi, lasciatemi cantare, dai, ti prego, tu fa.